Siamo con Marco Dolfin, consigliere regionale, arrivato qua a Cavarzere in onore della ventesimo anno della Protezione Civile di Cavarzere, una sinergia molto importante con Cona e con Chioggia. Certo, la parte sud, diciamo così, della nostra provincia di Venezia, una realtà coesa, protezione civile, funzionale, non solo sulla nostra provincia ma a livello regionale, e come dicevo prima ormai la protezione civile del Veneto è diventato un modello a livello nazionale, che ci invidiano, diciamo così, perché appunto l'operatività, la funzionalità, l'essere sempre preparati nel fiore all'occhiello, diciamo così, se vogliamo dirlo. Detto questo, anche in funzione di quello che a suo tempo il ministro Zamberletti si era prefissato appunto nell'organizzazione, nell'inventare, diciamo così, la protezione civile a livello nazionale, ed è un a seguito oggi con le varie protezioni civili nei territori e gli anniversari come questo di oggi su Cavarzere, appunto 20 anni di operatività, e dunque facciamo un plauso alla sezione della protezione civile di Cavarzere e per i loro primi 20 anni, ma ovviamente a tutta la famiglia della protezione civile. L'invito, e prendo appunto la palla al balzo, anche a far sì che ci siano nuove leve, diciamo così, che ci sia da parte di altre persone, uomini e donne, ragazzi, che vogliono avvicinarsi a questo mondo, perché credo che sia doveroso cercare di avere e dare la possibilità appunto di aumentare questa forza civile sempre più preparata, sempre più coesa, ma soprattutto sempre più formata, che non sono dei professionisti, ma che con tanta professionalità svolgono il loro compito e il loro dovere quando vengono chiamati. Dunque a maggior ragione si ha anche bisogno di un cambio generazionale, appunto proprio in funzione di tutte quelle attività e poi di sicurezza, di operatività nei territori, non solo nazionale, ma come abbiamo sentito anche a livello internazionale. Dunque un plauso alla protezione civile tutta e ovviamente alla sezione di Cavarzere, che oggi compie i suoi primi 20 anni. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia.